cuore sparego per gli occhi consigliare. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Viella che si intitola Res Sacre, strumenti della devozione nelle società medievali, di Sofia Bösch Gaiano, che abbiamo il grandissimo onore e piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di questo interessantissimo saggio. Prega Sofia, a te. Allora, grazie di questa introduzione, grazie di mostrare il libro che secondo me è molto carino, la copertina, e vorrei, dopo aver ringraziato Maurizio per questo invito, vorrei ringraziare naturalmente la casa editrice Viella che è sempre molto accurata nelle sue pubblicazioni. E la vorrei anche ringraziare, Cecilia Palombelli per avermi dato, come dire, l'ultima spinta alla pubblicazione di questo volume. Questo volume ha origini lontanissime, ma poi ha preso la forma definitiva in epoca di Covid, quando eravamo tutti chiusi in casa, non si poteva andare tanto in biblioteca, e allora ho ritrovato le fila di una ricerca o perlomeno di riflessioni antichissime, di fonti che avevo raccolto, di cose che avevo scritto, e le ho messe a punto imparando anche a utilizzare internet per le fonti che non potevo rivedere in biblioteca. Quindi è un volume che il cui contenuto si dipana quasi per tutto l'arco della mia vita, che è veramente molto, mia vita di studiosa, diciamo, che è ormai molto lunga. Adesso vengo alla ricerca e al perché ho dato questa intitolazione e ho parlato di strumenti della devozione. Essendomi occupata di santità, di storia della santità e di storia del culto dei santi, che sono due cose evidentemente distinte, la mia attenzione si era concentrata prevalentemente sulle reliquie. E un giorno, in anni molto lontani, come racconto in quello che è una sorta di introduzione, mi imbattei, per merito di Le Goff e di un suo saggio, in un miracolo di Pietro il Venerabile, abate di Cluny, il quale raccontava di un contadino che aveva conservato l'ostia consacrata e invece di mangiarla e di inghiottirla l'aveva messa nel suo alveare perché le api producessero più miele. Quindi avevo individuato, diciamo, un valore taumaturgico nell'Eucaristia che fino allora avevo attribuito sempre e solo alle reliquie. E quindi questo era stato uno spunto che ho tenuto come riservato, diciamo, nella mia mente per lungo tempo. Poi ho lavorato molto sempre sulle reliquie e torno all'altro momento importante, quando diciamo l'importanza di mettere a confronto questi oggetti dotati di un potere taumaturgico si è presentato sotto una forma più complessa ed è stata la ricerca sui santuari, in particolare sui santuari in Italia, coordinata da André Vaucher. Ecco, a quel momento, nello spazio del santuario, mi è sembrato necessario recuperare il rapporto tra i tre principali oggetti sacri, che erano oggetto, appunto, strumenti della devozione: le reliquie dei santi, il Santissimo, diciamo, l'ostia consacrata, quindi l'Eucaristia, e le immagini, che nel mio percorso di ricerca erano rimaste un pochino in ombra. Ecco, allora, questa ricerca sui santuari, a cui io ho partecipato con molto entusiasmo, devo dire, occupandomi soprattutto dei volumi, diciamo, della ricerca in generale, ma poi dei volumi su Roma e Lazio, mi ha dato l'occasione
per dire che probabilmente i tre oggetti andavano, come dire, rimessi insieme storiograficamente, nel senso che la cosa interessante era vedere le diverse funzioni che avevano avuto, la loro diversa identità in primo luogo, la loro diversa funzione, eventualmente i diversi fruitori delle tre res sacre. Ecco, in questo è cominciata allora l'ipotesi di non seguire più la storiografia o le fonti solo legate a una o all'altra, ma cercare di individuare nel corso del Medioevo i diversi rapporti. L'ambito storico-religioso è naturalmente quello del cristianesimo, in cui, che è inutile anche ricordarlo, diciamo, in cui l'incarnazione rappresenta il fatto essenziale, in cui l'Eucaristia rappresenta un rito, una devozione assolutamente centrale. Superare le divisioni storiografiche che c'erano state, perché ognuno di questi oggetti era stato, studiato, indagato in modo diversificato, ma quello che mi pareva interessante era di cercare di, proporre una storia intrecciata di queste tre res sacre. Ecco, prima di entrare in questa cronologia, in questa differenziazione, volevo fare un riferimento però a un dato che invece è un dato storico e storiografico generale, cioè gli oggetti sono diventati sicuramente oggetto di attenzione storiografica da qualche tempo. Questo naturalmente mi ha molto sollecitato, diciamo. E anche gli oggetti sacri, penso a un volume di Cortés sui tesori delle chiese, e c'è tutto il problema che è storico ma anche storico-artistico della trasformazione degli oggetti da oggetti sacri a oggetti museali, quindi si è cominciato a lavorare proprio sugli oggetti, e mi piace anche ricordare però qui, tra le cose di cui ho fatto tesoro, la lettura di un bellissimo romanzo di Edmond de Waal sulla l'importanza degli oggetti nella storia d'Europa. Lui ricorda una collezione di oggetti, di piccoli oggetti di avorio, un'eredità di ambre di avorio, e questi oggetti diventano in qualche modo il filo rosso attraverso cui ricostruisce un po' la storia della borghesia ebraica in particolare tra 8 e 900 in Europa. Quindi ho anche beneficiato, diciamo pure, di un'attenzione accentuata della storiografia sul tema degli oggetti. Ecco, allora, se ho ancora un po' di tempo, racconterei alcuni passaggi. Non so se credi, se mi vuoi fare qualche domanda, non so. No, prosegui così che vai benissimo. Allora, le scansioni che ho individuato in questa ricerca, in cui ho cercato di tenere sempre insieme questi tre oggetti sacri, sono il periodo tardo antico, il periodo che diciamo potrebbe essere quello alto medievale, il periodo tardo antico in cui l'orizzonte geografico è ancora quello mediterraneo, diciamo, poi mi sposto decisamente più a nord, diciamo in Europa, ecco. Quindi successivamente c'è il periodo in cui dominano le figure di Gregorio Magno, Gregorio di Turbe ed il Venerabile, poi viene l'età carolingia, poi l'età della riforma e delle crociate, della riforma della Chiesa e delle crociate, e infine l'età cioè tutta la grande produzione monastica, le raccolte di miracoli, in particolare quelle cistercensi, ma non solo, e finisco con
l'exploit del culto eucaristico e la festa e l'instaurazione della festa del Corpus Domini. Quindi il mio percorso non si chiude proprio come adesso dirò, ma arriva grosso modo fino al 300, diciamo, con qualche coda nel 400, soprattutto dal punto di vista iconografico. Ecco, se nella prima parte, in età tardantica, le reliquie hanno una assoluta, le chiamo protagoniste sulla scena, perché sono proprio protagoniste, anche perché hanno questo vantaggio, parlando di identità degli oggetti sacri, che la reliquia ha una sua sacralità che ho chiamato immanente, nel senso che la reliquia del santo, in particolare il corpo o ogni oggetto che ha toccato il corpo, che è un corpo santo perché è stato santificato dal santo in vita, la reliquia non ha bisogno di un'ulteriore consacrazione, ha in sé una sacralità immanente, quindi il suo corpo viene riconosciuto come sacro, viene toccato, viene venerato, ma viene anche variamente gestito, perché può essere anche riprodotto, perché il corpo poi viene anche frammentato. Quindi è un oggetto che è dall'origine e rimane in qualche modo più fruibile. Non oso dire a livello popolare, che è un termine un po' incauto, diciamo, per chi ha bazzicato un po' la stagione delle culture popolari e della cultura popolare, ma insomma gestibile dai devoti senza la necessità, anche senza l'intervento del sacerdote, diciamo così. Per l'Eucaristia è inutile dire che senza l'intervento sacerdotale niente sarebbe possibile, diciamo, come dire, ha bisogno di questo intervento. E per le immagini non c'è l'intervento sacerdotale, ma c'è un intervento soprannaturale. Cioè, perché un'immagine diventi, abbia, acquisti un potere taumaturgico e possa essere dunque venerata come sacra, c'è la necessità che intervenga un elemento che viene considerato soprannaturale, un ritrovamento eccezionale, come i quadri ritrovati sopra gli alberi, no? Come nel caso della Madonna della Quercia, o altri casi. Quindi io per le immagini dico subito che mi sono occupata solo delle immagini, non in generale delle immagini sacre, ma delle immagini che sono oggetto di devozione, quindi le icone, diciamo pure le icone. Ecco, comunque per tutto questo primo periodo non c'è dubbio che le reliquie siano state assolutamente protagoniste. Ecco, senza farla tanto lunga, dirò subito che lì dove si vede un interessantissimo innesto, diciamo così, della devozione eucaristica è in Gregorio Magno, che come noto è stato oggetto di molta attenzione da parte mia, sia nella sua attività di pontefice, sia soprattutto per la scrittura dei dialoghi. Allora, i dialoghi sono un'opera fondamentale per la storia della santità in Italia e in generale per la storia della geografia e per l'influsso che hanno avuto durante tutto il Medioevo e oltre. L'interessante è che all'interno dei dialoghi c'è, nel quarto capitolo dei dialoghi c'è una, come dire, una non voglio dire un'apparizione, però certamente un'apparizione sulla scena, dopo tante reliquie e tanti santi, corpi santi, c'è un'apparizione sulla scena dell'Eucaristia, che è quella, diciamo, come dire, che poi garantisce la vera salvezza, diciamo pure. Quindi Gregorio Magno segna anche in questo caso un po' uno spartiacque. Un altro momento molto significativo, un autore che mi ha molto molto interessato, è stato Bede il Venerabile, perché con Bede il Venerabile, e siamo all'inizio dell'VIII secolo, con Bede il Venerabile in Inghilterra ci troviamo di fronte a una serie di riti che io chiamerei imitativi. Cioè, la cosa interessante è che questa figura centrale, che è il re Oswald,
che è morto in battaglia, tutto quello che, tutte le sue reliquie, sia quelle corporee, sia quelle che lui aveva toccato, come la croce che aveva piantato per ottenere la vittoria in battaglia, ecco, diventano oggetto di riti che sono tendenzialmente quelli eucaristici, insomma, che all'apparenza hanno una molta somiglianza con il rito eucaristico, nel senso che vengono immersi nell'acqua, vengono dati da mangiare agli ammalati e gli ammalati guariscono. Quindi c'è una sorta di continua invenzione dei riti che tocca, che viene secondo me in qualche modo mutuata dal rito sacerdotale, dal rito della consacrazione eucaristica, e che si sposta anche alla gestione delle reliquie, naturalmente con una diffusione, una moltiplicazione del rito e una moltiplicazione dei fruitori assolutamente impressionante. Passando all'età carolingia, se cerco di andare veloce, passando all'età carolingia, c'è il, come dire, la conferma che le reliquie mantengono questa funzione quasi di modello, si dice, potere come l'hanno le reliquie, simile alla reliquia. Però qui c'è naturalmente, come è noto, con la ripresa del potere sacerdotale, un fortissimo impulso alla devozione eucaristica, anche perché molto ben studiata, diciamo, da Marta Cristiani e da Ovidio Capitani, soprattutto poi per la ripresa di questa querelle sulla presenza reale o simbolica del Cristo nell'ostia. Quindi l'importanza, diciamo, dell'Eucaristia nella cultura teologica, ma anche nella pratica religiosa del mondo carolingio, è sicuramente un dato essenziale e importantissimo. Quindi c'è una, come dire, un momento di spinta, diciamo così, a come dire, a fare dell'Eucaristia una res sacra, che però deve essere sempre sostenuta dal potere sacerdotale. Quindi è anche il periodo in cui maggiormente si manifesta un scostamento tra un culto delle reliquie che può essere gestito dai fedeli, se non li vogliamo chiamare popolo, ma certamente dai fedeli, all'insaputa o comunque a margine in qualche modo delle celebrazioni ufficiali, e il culto eucaristico, che invece è strettamente legato al potere sacerdotale, che ha sempre più importanza. Ecco, forse il periodo che mi ha dato più da pensare in tutta questa ricerca è stato l'undicesimo e inizi del XII secolo, cioè il periodo della riforma gregoriana. Perché in realtà, dopo il dibattito sulla centralità, sull'Eucaristia dell'epoca di Berengario, nel conflitto tra Berengario di Tours e Lanfranco di Bec, e la decisione dovuta anche a Gregorio VII di sposare definitivamente la teoria della presenza reale di Cristo nell'ostia, questo problema si attutisce nell'insieme. Mi pareva di poter registrare un'attenuazione di questo problema e anche della sua funzione, e il dibattito a livello ecclesiastico si spostava invece sulle ordinazioni sacerdotali, cioè su chi era legittimato a rimanere sacerdote, soprattutto alle consacrazioni vescovili naturalmente, e chi non era legittimato. Quindi tutto il dibattito, diciamo, tra Pier Damiani e Umberto di Silva Candida sulle ordinazioni sacerdotali, quelle simoniache e nicolaitiche, secondo Umberto di Silva Candida non potevano essere
confermate dovevano essere considerate nulle, mentre Pier Damiani le considerava valide. Allora, come si vede, lo spostamento è dall'oggetto sacro invece a colui o a coloro che dovevano in qualche modo consacrare l'oggetto. E questi secoli sono stati un po' più complessi, perché da un lato il culto dei santi manteneva la sua validità e dall'altro non vedevo delle grandi novità. Ma le novità poi ci sono state certamente, in primo luogo perché c'è stato tutta il trasferimento di sacralità e di oggetti sacri e di santi dall'Oriente a seguito delle crociate in Occidente, c'è stata dal XII secolo la grande invenzione del mito del Graal, che è straordinariamente interessante per questo mio percorso. Io l'ho un po' trascurato perché l'ho citato, ma mi sono fatta forte degli studi di Zambon e di molti altri, quindi ormai è un fatto ben conosciuto, ma vorrei qui sottolineare che in questo percorso è un momento centrale, perché naturalmente si costruisce un oggetto che è insieme, che ha il massimo della sacralità, diciamo così, perché è un oggetto visibile, è l'oggetto proprio legato al culto eucaristico, ma nello stesso tempo è anche una reliquia di Cristo. Quindi, insomma, questo del Graal è un momento veramente molto significativo. Poi cerco di andare veloce, ma dimmi tu se devo smettere o mi devo interrompere. Guarda, io starei ad ascoltarti all'infinito. Arriviamo, diciamo, verso la parte finale del sì, lungo mezz'ora. Allora, arrivo alla parte finale dopo molti miracoli e concludo così. La cosa che mi interessava era arrivare al cosiddetto miracolo di Bolsena, che ha avuto però una sua, diffusione, miracolo soltanto successivamente, in particolare dal 300, e vorrei ricordare due cose. Uno, che questo miracolo ha avuto questo corporale, no, di Bolsena, che io sono andata a ricercare e mi sono accorta che poi il corporale con il bellissimo reliquiario ormai era diventato un oggetto museale, cioè non è più conservato nella cappella. Quindi questo tema che io avevo evocato attraverso il lavoro di Cortés, cioè che gli oggetti sacri poi si trasferiscono, diciamo, dal mondo della sacralità, della devozione, della religione, si trasferiscono in un altro mondo, è una cosa molto interessante e non è naturalmente l'unico caso. L'ultima cosa che vorrei evocare è l'uso antiebraico e antigiudaico e antieretticale del culto eucaristico, che ha le sue testimonianze molto, naturalmente anche nella letteratura, in particolare con quel miracolo di Parigi della seconda metà del XIII secolo, ma poi ha le testimonianze nella pittura del Sassetta e in molti altri, in Giusto di Gò e di altri. Quindi c'è un'utilizzazione dell'Eucaristia in funzione antiebraica e antieretticale. Ecco, queste sono le cose. E ricordo che naturalmente qui le mie incursioni da poco pratica di iconografia, le mie incursioni mi hanno molto interessato, perché sono arrivata e ho riguardato i dipinti di Raffaello con il miracolo di Bolsena e mi sono accorta della disinvoltura con cui i pittori e i loro committenti riproducevano un miracolo con le fattezze di Giulio II, insomma, come dire, trasformando la storia in un'altra cosa. Io mi fermo qui, ti ringrazio, però sì. Posso... No, va bene, e anche perché poi la gente deve andarselo a comprare il libro e se lo deve leggere. Qui ci limitiamo a riassumerne il contenuto, ma non abbiamo certo la pretesa di esaurire tutti gli argomenti che tu riesci a trattare nella bellezza di 164 pagine dedicate a questo argomento. Fra l'altro un argomento,
sempre interessantissimo e di grande attualità, perché ricordiamoci che il nostro amato Papa Francesco è il Papa che ha fatto più santi in tutta la storia della Chiesa, quindi questo così come a titolo di curiosità, no? Però è indice di una prosecuzione di questa avventura delle reliquie e di tutto ciò che riguarda il tema della santità. E allora voglio dire, scusa, non ti voglio togliere la parola, anzi sono contenta, a proposito di Papa Francesco, ricordo che in quello straordinario momento in cui lui nella piazza San Pietro vuota e deserta ha messo però tre oggetti sacri, ed era un'immagine, c'era il crocifisso e c'era l'Eucaristia, naturalmente anche il culto eucaristico. Quindi gli oggetti mantengono un, come dire, un valore assai importante nella devozione e nel mondo religioso, anche se tanto trasformato. Scusa se ho voluto fare questa aggiunta, perché ero stata colpita da questa importanza degli oggetti. Certo, quindi allora a questo punto ricordiamo il titolo, che è Res Sacre, strumenti della devozione nelle società medievali, pubblicato da Viella e scritto sapientemente da Sofia Bösch Gaiano, che è stata nostra graditissima ospite, che io ringrazio davvero tanto per aver accettato il nostro invito. Grazie Sofia. Grazie tante Maurizio, grazie, buon lavoro. Sparego per gli occhi con si larga vena, non supplirò le lacrime al dolore.